Le indagini della squadra mobile, diretta dal dottor Tommaso Niglio, proseguono soprattutto per accertare la provenienza della droga. L'esame autoptico, in programma all'obitorio dell'ospedale, chiarirà comunque ogni dubbio sulla morte del 57enne aquilano Alberto Cerrone, trovato senza vita 2 giorni fa, in avanzato stato di decomposizione, nei locali dell'ex clinica universitaria del San Salvatore, in via Duca degli Abruzzi. La squadra mobile pensa a un'overdose, visto che nei pressi del cadavere gli agenti della mobile hanno rinvenuto anche una siringa e del sangue. Le indagini comunque sono aperte per ricostruire anche il giro di tossicodipendenza e di droga. L'uomo era seguito dal CERT. Bisognerà vedere se c'è in circolazione una partita di eroina tagliata al male, almeno questa sembra l'intenzione degli inquirenti. La tragedia è stata scoperta casualmente perché una donna stava passeggiando con i suoi cani all'altezza di via Duca degli Abruzzi del Civico 3, vecchia sede della scuola media Carducci, e ha sentito un odore nauseabondo. Così ha chiamato la polizia municipale, che è intervenuta. Ha rinvenuto il cadavere. All'inizio si è pensato ad un cane, ad un animale, poi invece si è scoperto il cadavere dell'uomo. L'anatomopatologo ha anche detto che il decesso risale ad almeno 20 giorni fa. La denuncia non era stata fatta. Si sta anche verificando che i locali, ora sotto sequestri, potessero essere stati usati in tempo recente per smercio e consumo di droga. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore David Mancini.